Quartiere Pomari è ancora al centro delle polemiche dopo l'assegnazione di un nuovo piano che prevede la costruzione di due edifici commerciali per un totale di oltre 12.000 metri quadrati. Quello che un tempo era un parco a ridosso della città con alberi da frutto, soprattutto meli, da qui il nome Pomari, oggi si avvia a diventare una zona fiorente del commercio vicentino. A nulla è servita la mobilitazione del Comitato Pomari, che lo scorso 18 dicembre, dopo una serie di incontri con l'amministrazione comunale di Vicenza, ha voluto far valere le proprie ragioni, richiamando l'attenzione dei cittadini. Il piano Pomari è l'ennesimo grande progetto edilizio che coinvolge la zona ovest della città. A realizzarlo sarà la società Agrifutura SRL, con sede in città in via dell'Economia. I due complessi commerciali nasceranno tra via Soldà, via Fermi, via Monsignor Onisto. Perplessità anche da parte di Confcommercio Vicenza. Il presidente Sergio Rebecca non crede che basti costruire per risolvere problemi, soprattutto in un'area già fortemente provata. I nuovi insediamenti commerciali di grandi dimensioni, di cui ancora non sappiamo la destinazione finale, afferma Rebecca, vanno comunque ad inserirsi in un'area, quella di Vicenza Ovest, già sovraccarica di strutture commerciali, oltretutto satura di supermercati e di traffico. Ulteriori strutture a grande impatto di superficie possono solo aggravare il problema, soprattutto se aggiunte all'esistenza, quelle già esistenti, senza considerare gli impatti sull'intero contesto in termini di reali benefici alla collettività, viabilità e consumo di suolo.